2万円分買った取り寄せて100円じゃないよ。ragazzi, sto pagando i ticket per l'onsen alla macelleria. Sto pagando i ticket per l'onsen alla macelleria. Questo è il ticket che mi ha dato la macelleria, raga. E questa è la struttura dove andiamo con il mio collega di lavoro a fare questa esperienza. Lui mi sta prendendo qua, mi sta facendo conoscere sto posto. E a me queste cose mi intrigano. Allora, con 500 yen, raga, si mette la roba dentro la cesta e si va. Tac, veloce veloce, ok, faccio vedere solo la cesta. Ci sta sia la vasca esterna, sia quella interna, sia la sauna. Tutto il tempo che ti pare, come ti pare. Ho i tatuaggi, non mi hanno fatto storie per entrare. Forse perché sono straniero, chi lo sa. Raga, cosa vi devo dire? È stata un'esperienza straordinaria, è complicato da, cioè, da farvi capire l'emozione. Comunque l'Africa di trovarsi in alcuni posti veramente un po' fuori dall'ordinario di quelle delle grandi città. Io devo ringraziare parecchio il mio collega di lavoro che mi ha portato, mi ha fatto vedere un po' la situazione. E non vi nego che non c'era l'accesso libero per chi aveva tatuaggi nell'onsen, però non mi hanno fatto storie perché sono straniero, poi logicamente il mio tatuaggio non ha niente a che vedere con scritte giapponesi, roba del genere, perciò è totalmente diverso. E resta un paesino spettacolare, con 3 euro ho fatto l'onsen, che vi devo dire, raga. E l'altro paesino con le case tradizionali giapponesi antiche, l'antiquariato giapponese, sono in pieno orario di chiusura degli uffici e si sta creando il macello dietro di me. E sono in città. Io vi ringrazio per essere qua, per dedicarmi un po' del vostro tempo e io cerco di portare le mie esperienze genuine, perché non so cose fatte pure io per la prima volta. Cioè, cerco di farvi divertire, farvi una risata, per vedere un po' com'è il Giappone in una maniera diversa. E fate conoscere il mio canale a chi ancora non lo conosce, anche chi è ancora fossilizzato sugli stessi canali, fateli capire che c'è qualcosa di diverso su YouTube, qualcosa un po' forse interessante, non dico di più di altri, ma sicuramente è quella cosa in più che aggiungo, un'esperienza di una persona che vive in un'altra parte del mondo, in un paese così strano, interessante, a volte anche curioso, dico anche poco. Un bacio, un abbraccio, al prossimo video del Giappone, mi raccomando, fate sempre i bravi.